Facciamo un inizio diverso dal solito. È quasi arrivato in fondo il restauro di un palazzo centro storico che si chiama Palazzo Grillo. Non c'è Angelo, però no. Viene o no? Ho visto che vengono. Vabbè, siccome mi sembra importante, diciamo, utilizzarlo al meglio, volevo che il progettista e il direttore ti raccontassero a che punto stiamo, poi facessero una valutazione comune su come usare questa struttura così importante. Sentilo un po', va, dagli un po' sentire. Prego, si comincia? Si comincia? Il palazzo, dunque, c'erano due aspetti. Scusate, il Palazzo Grillo è un palazzo dei Rolli, quindi patrimonio dell'umanità. È nostro, nel senso che è di arte. È stato ristrutturato grazie ai fondi ex colombiani, quelli residui. Adesso va valorizzato al meglio, buona sostanza è questo. Distribuito questo piccolo Ma dagli a noi, facciamo da soli, dagli a noi, facciamo da soli, vai, vai. L'Evangelo di una lingua, lo fai passare. Sì. Puoi fare con la vita. Grazie. D'accordo, dai, ci siamo tutti, via. Scusate. Vabbè, insomma, dalle immagini capite il valore, insomma. Non siamo trovati ristrutturati del tutto gratuitamente, abbiamo messo una percentuale anche noi. Sì, lo so. Dicevo, abbiamo messo forte ai giornali, no? Quindi è un intervento. Dai, Vladimir, forza. Tanto i tempi. Questa è la lettera che avevi detto di fare per. Va bene, va bene. Tanto i tempi. Il palazzo perché sia come dire, finito con il taglio del nastro, eccetera, io direi aprile. Legato, non si rispettano mai, ieri sera era febbraio, oggi è aprile. No, abbiamo Va bene. Ai primi. Possibilità di andare. Allora, non cambia molto, dai. Aprile. Beh, quindi sarà finita l'aprile, dunque il lavoro è stato molto complesso, naturalmente condotto con la sovrintendenza che ha voluto particolare tutti i molto impegnativi, però il lavoro Quanto è costato in tutto? Quanto è costato in è tutto? costato in tutto 5 milioni e 6 circa. 5 milioni l'abbiamo di finanziamento, dei soldi in più c'è. Le tecniche d'IVA, l'acquisto che abbiamo fatto dell'appartamento Strato. che ha consentito naturalmente di avere questo atrio completamente libero, che è Adesso finiamo anche l'intervento dove stava il magistrato per capirci. sì, abbiamo comprato l'appartamento, abbiamo visto con le tramezze, quindi è venuto fuori questo atrio che è bellissimo. Quindi era quello, ci sono queste camere, quello per le sciarpe nella parte superiore, ora non so se vedete. Facciamo descrivere a lui, diciamo, l'intervento al progettista e poi diciamo, Angelo ci dice un po' come intendiamo procedere su come usarlo, cioè, la parte che volevo coinvolgere tutti. È un albergo di 25 camere e come detto c'è una parte basamentale dove c'è la parte storica, quindi con gli affreschi del Bergamasco, Viola e altri. Diciamo che l'impatto sarà appunto soprattutto in questa parte bassa con spazi contati e diciamo, una qualità piuttosto ampia. Poi abbiamo recuperato pavimenti in cotto, pavimenti d'ardesia, abbiamo recuperato soffitti del 400 in legno, quindi è veramente una chicca del centro storico. La novità di questo intervento è anche che la parte alta dello stesso è piuttosto moderna perché abbiamo demolito dei solai che erano stati fatti negli anni 60 che appesantivano la struttura e quindi sismici si è deciso di farli in legno e quindi diciamo una struttura che è in un senso
equivalente, molto antica, perché parliamo delle viscere della città nella parte base e piuttosto moderna nella parte alta. Tra l'altro in alto c'è una sala colazione, ristorante molto bella, perché è sul aperto o chiuso? È una sala chiusa con una bella terrazza di fronte, quindi una bella vista sulla cupola del campanile delle Ligne e sulla città in generale. L'altro elemento è che tutto sommato i tempi sono stati brevi, perché praticamente in 2 anni e mezzo, pur intervenendo in proprietà pubbliche e private con doppia funzionalità, perché c'è un albergo, però c'è anche uno spazio espositivo al primo piano, si sono fatti meno 5 milioni di lavori, ma all'ordine sono quasi 8 milioni di lavori. E oggi come oggi, nel pieno del centro storico, una difficoltà fortissima di approvvigionamento del cantiere, fare in 2 anni e mezzo 8 milioni di lavori non è una cosa da poco. L'ordine, poi c'è lo sconto, quindi siamo arrivati a 6, però c'è un lavoro che vale. In sede di lavoro poi il costo in basso l'abbiamo mantenuto abbastanza, in sede di lavoro il basso fatto poi non ce lo siamo mangiato, no? Sì, diciamo, nel frattempo però si è stesa l'area, perché la fase iniziale era su una a parità di lavoro non ce lo siamo mangiato, no. Poi se fai del lavoro in più non è mangiarsi il basso, magistrato sono vari in più, c'è stato un aumento della superficie di intervento. Quindi diciamo che ho avuto un lavoro che si profila con un buon risultato anche nei confronti del tempo, qualità e tempo. Io penserei di fare un giro e vederlo presto, diciamo, metà mese, via, no? Che si può già capire bene, no? Com'è. Dopodiché bisogna cercare di non sbagliare, diciamo, il bando, che ce la facciamo ancora a farlo. No, il bando è già imbastito, è già praticamente. No, faccio solo un po' avere la bozza di base. C'è una decisione, però, che esatto. Bisogna prendere. Cioè, è quello che stavo per dire, dando la parola a Angelo, cioè facciamo una gara per le 25 camere di Hotel de Charme, comprensiva di questa terrazza, diciamo, ristorante, colazione, più colazione che ristorante, insomma, non c'è la cucina, vero? C'è la cucina. Sì, ma non la cucina. No. Capiamo, cioè, c'è chiaro che se c'è la colazione c'è la cucina, no? Sì, sì, dico, non è previsto che ci sia proprio la cucina per ristorazione. Cioè, è il classico hotel in cui dormi fra i cozzi. Ecco, poi c'è questa parte che avete visto che, diciamo, è molto impegnativa, no? Allora, mi pare che la domanda è, ma facciamo un bando in cui chiediamo a chi vince sto bando di occuparsi anche di quegli spazi, di gestire quegli spazi, in termini di... cosa si può fare per farli vedere, oppure, come dire, è una cosa che va vista col comune, no? Oppure separiamo e... giusto? Questo è un dubbio, no? Angelo? Sì. Dice la tua opinione. Secondo me, considerata la struttura, la tipologia e anche, diciamo, la tendenza del mercato turistico, soprattutto nelle città d'arte, come sta diventando sempre di più Genova, che ha un posizionamento molto forte adesso a livello nazionale, anche a livello internazionale, la città d'arte che, anche perché è partita un po' dopo, però quella che si è posizionata maggiormente, alle migliori performance rispetto alle altre città italiane. Diciamo che questa può diventare dal punto di vista ricettivo una vera e propria dimora d'epoca e una struttura di art hotel, come la chiamano gli anglosassoni. Secondo me, se la gestione fosse unitaria, dove gli spazi espositivi sono spazi espositivi a servizio anche della parte dell'offerta ricettiva, troveremmo un migliore equilibrio di mercato, non perdendo entrambe le funzioni, sia la funzione culturale che la funzione ricettiva, ma compendiandole con una funzione unica che rispetta entrambe le destinazioni, ma sta sul mercato e consente di avere un'offerta aperta, ovviamente, non soltanto ai clienti della struttura, ma aperta anche alla città e ai visitatori, che compendia le due cose. Secondo me sta meglio in piedi, una mia valutazione. Possiamo fare una roba che si rivolga al mercato internazionale, senza escludere il tuo locale, ovviamente, secondo voi o non?
C'è un po' diciamo, rispetto al mercato internazionale, alle grandi catene, alle grandi strutture, la sua limitazione un po' al numero delle camere, anche se è una struttura di charme che si colloca su una, su una, su una fascia di mercato medio-alto, quindi con delle performance particolari, e poi c'è un po' di limitazione sulla parte dell'ubicazione, della zona di parcheggio che va, ecco, questo che, essere che va costruito, no? Ma riusciamo a fare una cosa con qualche gestore di parcheggio? La bozza adesso l'abbiamo. Perché bisognerebbe fare una roba che ti fa l'alta missima, eh sì, infatti non per queste cose ci può essere più di un'opportunità, vediamo. Cos'è il parcheggio dell'acquario? Sì, uno e l'altro, sì. Marina. Più vicino cos'è? L'acquario? L'acquario. Marina, non so come si faccia, perché a volte con la toia è piena, però bisogna avere una convenzione, no, che c'è un vuoto per pieno, c'è una convenzione per cui un certo numero di vuoto per pieno, che vuoto per pieno, quante ne prendo? Meno 50%. Fare questa domanda, vi siete ispirati a altre esperienze analoghe in Italia o con l'affidamento così poca, cioè, andrei un po' più a studiare, non solo in Italia ma anche dalle altre parti, perché quello che ha detto il Presidente è importante rispetto anche ai mercati che possono essere fuori dal nostro paese. Non dobbiamo sbagliare l'impostazione del banco. E voi avete già avuto qualche, seppur informale, manifestazione di interesse, gente che ha voluto venire a vederlo? Noi avevamo interpellato all'inizio per avere qualche indirizzo, eccetera, la signora che gestisce la proprietaria della città. Sta andando bene, no? Sta andando bene, però. E lei aveva detto che quel taglio, a suo giudizio, era decisamente appetibile. Quanto pensiamo di farci all'anno? L'ordine di grandezza può essere intorno al 20% dell'importo che ha il gestore, tradotto in soldi. Quanto pensiamo che ci renda all'anno, questo modo? Sono 25 camere. C'è 50. Sì, almeno sono 100 euro, 120 euro a camera. Facciamo che sia il 70% tra l'anno, l'80% perché l'80% di contanti. Vabbè, insomma, ci mettiamo in una logica di percentuale, non di valore fisso. Sì. Ma questo che quelli che offrono, diciamo, come li valutiamo, diciamo. Lei intanto mi sono dimenticato di dire che era già interessata al banco, cioè questa signora sarebbe il banco perché è interessata a prenderlo, ecco. Bisogna farlo presto. In realtà, tanto che lo dico, c'è questa... ma tanto che lo dico, in realtà noi finiremo i lavori e non avremo il gestore, diciamo, non è mai evidente. Ognuno fa gli affari suoi, cioè, migliore la tradizione. Posso dire, c'è solo questo punto che è un po' delicato, magari oggi facessimo un passo avanti sarebbe molto. Il finanziamento prevede la parte, come dire, diciamo, turistico ricettivo e la parte pubblica. Poi la parte pubblica la si può intendere come parte pubblica. Ho capito, questo è il punto di oggi, e su cui scambiamo un po' di opinioni. Mi pare che Angelo ci proponga di dire che mi sembra una cosa sensata. Facciamo un bando per gestire tutto, no? Sì. Perché di aumento la responsabilità del gestore, dovrà essere un gestore alberghiero culturale insieme, no? E l'unico che si è manifestato per dire che succede lì è questa signora, basta per il momento. Basta, c'è presentato uno che voleva fare dalla parte pubblica, una scuola musica. Beh, devono mettersi insieme, insomma. E l'acquario non ha mai manifestato nessun interesse, l'acquario? No. La signora dice che la sua opinione è l'aeroporto, non è che...
La signora dice che come ha fatto lei dalla parte della locanda, anche nell'arredo vorrebbe dare un significato un po' di... Ecco, ma l'arredo se lo fa chi gestisce. Vabbè dai, mandateci una bozza di bando a tutti. Mandi a Ivan, poi dopo Ivan la faccio ripetere. Io programmerei un sopralluogo un giorno, anzi possiamo programmarlo subito così. Quelli che ci tienono un po', me lo dici. Lo facciamo, si può fare con la stampa? Si pronto per la stampa? Si può fare con la stampa il sopralluogo? In modo che la cosa abbia già un minimo di, come dire, no? Sì, adesso ci sono, sostanzialmente siamo andati. Allora, che mi diciate se si può fare con la stampa o no. La domanda è semplice, se no è no, se sì è sì. L'altro l'ho già detto, verso la metà di marzo, dal 15 marzo. Allora lo facciamo senza stampa, dai. Ci vogliamo andare il 13 febbraio, tipo alle 9:30, che siamo giunti, siamo tutti qui, veniamo giù verso le 10:30, 11. Il 13 febbraio, 9:30, o 20 febbraio. Non è che sia troppo presto. No, ma quello per la stampa, ha detto, no? Ma se vogliamo fare... Scusate. Scusate un attimo, ma alla stampa mi avete detto di no. Volevo un sì o no. Ma se... Vogliamo farci un'idea. E siccome ormai è chiaro che quando è finito non c'è il gestore, no? O no? Noi adesso con la decisione... Ma perché non esplete mai le domande? Diciamo, quando è finito il gestore, c'è o non c'è? No, sì, bisogna fare la gara. Ho capito, ma... Come fai? Scusate, quanto tempo daremo? Non è possibile. Allora bisogna fare prima che si può, no? 2 mesi daremo come bando. Il bando va ancora fatto, ci saranno 2 mesi per fare le offerte, ci sarà un po' di tempo per valutare quando è finito. Io, può essere anche logico dire che il bando lo fai quando è finito, in modo che lo possa vederlo, un ragionamento, però quando è finito, come dire, non c'è. Quindi andiamocela a vedere, facciamoci un'idea, poi cerchiamo di chiudere, non so, facciamo alle 9:30, alle 9:30 del 20. Senza stampa? Senza stampa mi è già chiaro. Dopodiché, allora usiamo questi mesi per fare un po' di, diciamo, di boh. I contatti c'era stato, adesso mi diceva anche l'architetto, posso la porta all'acquario, ma però non ho avuto un contatto. Lei, per esempio, la signora della locanda, diceva Festival di Sanremo, insomma, secondo lei lì, Carlo Felice, secondo lei è un albergo destinato a persone che abbiano, come dire, una sensibilità? Non mi interessa di usare questo tempo da qui a quando finisce per farlo conoscere un po', no? Cioè, ci vorrebbe qualche rivista specializzata che venga a vederlo, che faccia un servizio che vada sì, internazionale, no? Anzi, se da qui al 20, quando andiamo, aveste un'idea, non 20 giornalisti, ma di un soggetto che fosse interessato a fare un servizio internazionale, si potrebbe provare a fare. Poi ci facciamo vedere gli spazi e poi Giovanni e Angelo insieme a Arta, naturalmente, il progettista. Fateci equitare una bozza di bando e cerchiamo... No, la bozza ce l'abbiamo già. La scelta è questa. Boh, mettiamo in parallelo gli ultimi mesi di lavoro, col bando. Arrivare... E allora diciamo chi lo viene a vedere ancora un pochino, diciamo. Oppure rinunciamo a qualche mese, poi ci sarà Nicolao, immagino, tutto questo qui. Il tempo lascia andare, più rischi poi che il palazzo sia il bando in mezzo. Bisognerebbe arrivare... anticipando il più possibile chi è il gestore. Allora bisogna fare presto e decide di fare il bando fino a febbraio. Però, insisto, guardiamo anche altre esperienze. Non sono casi. Sì, noi ce n'abbiamo una occasione in cui ci abbiamo questo e basta, non è che ne abbiamo tante. Allora, da qui al 20, diciamo, ognuno di noi fa un po' di mente locale, ce lo vediamo, dopodiché torneremo in giunta quel giorno, magari insieme a voi, e
avendolo visto, che ci ho lavorato un po' i professori, facciamo un'idea, credo che sia il caso di invitare il comune, chi lo fai tu, sì. Lì la penso, insomma. Sì. Villa, insomma. Allora, se seguiamo l'indicazione di Pippo, cerchiamo di far uscire il bando, diciamo, più di marzo. Non vuol dire solo una cosa affrettata o... Cioè. È ordinaria amministrazione far uscire un bando così, segretario? Ma il bando lo fa Arte. Va bene, dai. No, chi è interessato, bisogna avvisare l'esco, se fosse mai interessato, se fate voi, andiamo a vedere. Poi potremmo fare una presentazione a stampa invece verso metà marzo, no? E poi ad aprile cerchiamo di fare la inaugurazione normale della stavola, insomma. Nel frattempo esce il bando, certo se riuscissimo ad avere dei canali per far sapere un po' a diverse aree del mondo se c'è questa cosa, vediamo un po' di più. Cioè, a me sembra che per esempio fare una cosa, un acquario, se, cioè offrire un pacchetto hotel de charme acquario potrebbe essere interessante, ma dipende da loro che ci fanno. E poi bisogna capire bene cosa mettiamo nel bando, cioè il valore economico quanto pesa, ma voi tra gli spazi culturali quanto pesa, cosa fa in spazi culturali? Quel punto lì, io lo ritengo importante, cioè questa parte pubblica è una parte pubblica adibita a una funzione pubblica o gestita dall'unico gestore, è una parte pubblica gestita dall'unico gestore con anche pubblica, pubblica, ma di cui lui può avvalersi per dare, per esempio, non so, il congresso dei cardiologi, allora lui gli dà la sala, la manifestazione di De André, no, allora lui gli dà la sala, allora lui da quello si carica di tutte le spese, però dice quando facciamo quella manifestazione abbiamo un soldo economico, oppure è un onere. Cioè, dice, per me è un'opera. Cioè, per la parte mia è pubblica, lei. Io direi la prima delle due. No. E certo, ma sicuramente è anche una motivazione in più per cercare di ascoltare. A meno che non vogliamo chiedere, che non so, alcuni giorni là lo concordare con lui, a consultare. Questo nel bando. Sì, come è andato la ragionamento. Nel bando può dire, utilizzo almeno 15 giornate l'anno. Sì, un po' di giornate l'anno potrebbe essere usato. È una cosa di cui ci rendiamo meglio conto quando vediamo gli spazi, perché io l'ho visto talmente malconci che l'ho visto all'inizio di questa avventura. Per quello che mi sembra interessante andarci, così ci rendiamo conto un po' di più. Quando avete deciso? 20. 20, a tutti il 20. Non so, io non ho la agenda, comunque devo andare in giunta. Mezz'ora prima. O è meglio, stiamo noi, ma siamo giunti alle 11. Beh. Va bene? Questo. Un'altra cosa? Questo no, io ho preparato, dicevi Franceschini, c'era quel finanziamento interno, no? La lettera? Ho fatto la lettera. A per vedere se possiamo recuperarlo. Ecco, va bene. Dunque, certo di come siamo? Negli stessi tempi. Aprile? Quindi di aprile si considerano gli alloggi o dove dieci? Buone, vediamo questa pagina. Massimo, 15 aprile consegniamo. Va bene, dai. Ci vediamo il 20. Alle 9 e mezza giù. Ok? Bene, grazie. Ciao. Allora, facciamo la parte, diciamo, non streaming. Cioè, no, volevo dire streaming, scusa. Allora, per il Presidente, i criteri per la concessione di chi dà solo dei contributi di quell'articolo 5 della legge 21/1986. Io. Numero 3, per il Presidente, programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020, designazione dell'autorità di gestione, certificazione e audit. Numero 4, per il Vicepresidente, rilascio dell'accreditamento istituzionale a KCS.
numero 6, sempre per il vicepresidente, piano nazionale per la ricerca delle residui di animali nel progetto del 2015. Numero 8, questa è una ricerca per l'assessore Barbagallo, autorizzazione della spesa di 20.000 euro per servizi e forniture per garantire il funzionamento dell'ispettorato agrario regionale. Numero 9, decreto legislativo 102/2004, integrazione della delibera 18 del 13 gennaio 2015. Poi assessore Berlangeri, numero 10, bordo di eccellenza e del rinviato. Assessore Boitano, numero 12, decreto del 16 dicembre 2014, amministratore unico di Arte Genova, utilizzo di risorse contabilizzate nel fondo aperto, verifica di conformità. Assessore Cascino, numero 13, comune di Bergeggi, conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di realizzazione per Dorato nella spiaggia di Bella Santa per l'Alto. Numero 14, comune di Rapallo, conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione di edificio produttivo in Baglione. Assessore Rossetti, numero 15, approvazione dell'offerta formativa regionale di percorsi triennali. Numero 16, assessore Rossetti, autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale. Quanto gli diamo quest'anno qui? C'è scritto. Impegno di 3.580.000 euro. Spiritoso. Non era scritto nel titolo, 23 e 5. Da 31 a 23 e mezzo nel corso dei nostri 5 e mezzo a 23 e mezzo in 5 anni. Bene. Considerato che sono 21, quasi 25%, 22,3%. Bene. Numero 17, deliberazione del 19 dicembre 2014, Consiglio del Parco dell'Aveto, bilancio economico. Deliberazione del 22 dicembre. Bene. Allora, abbiamo fuori questa uno potenzialmente del personale dell'agenzia regionale, bastata. Questa sarà quelle, quelle un argomento. No. Scusa, perché volevo fare una proposta. Grazie. Allora, adesso vediamo le pratiche, diciamo. Questa. Fuori sacco lo fa il primo. La norma negativa come parola. Assessore Guccinelli, Forza Esole Liguria 2007-2013, proroga dei termini di presentazione delle domande sulle modalità attuative approvate con la delibera del 9 gennaio 2015. Sì, è la proroga per il bando per il danno regionale di novembre, che scade il 16, la proroghiamo fino al 27 di febbraio, sapendo che qualche giorno in più per presentare le domande ci vorrà. Lì la situazione oggi è che su ottobre sotto i 40.000 abbiamo erogato a 1.132 imprese 11.700.000 euro. Il bando sopra i 40.000 stiamo aspettando che arrivi le istruttorie dalla Camera di Commercio, noi abbiamo portato, elevato le risorse a disposizione a 24 milioni e abbiamo già avanzato tutte le richieste di DURC che la Camera di Commercio ha trasmesso a FILS, quindi materialmente man mano che arrivano le istruttorie si può passare anche questa nella fase. Ma non abbiamo pagato neanche una. Non ancora neanche una, non ce n'è ancora arrivata neanche una. Appena ci arrivano cominciamo a erogarle, la dotazione finanziaria è completa. Adesso proroghiamo questo bando dei danni di novembre. Vedremo poi alla fine le esigenze finanziarie che ci saranno e sulla base di quello andremo a fare l'atto poi per elevare la dotazione che è a disposizione di questo bando qua, che era iniziata con una dotazione bassa, quello sotto i 40.000, integrato con il lavoro di ripulizia che stiamo facendo. Che stima fai sulla data di arrivo di questo percorso? È difficile fare una stima di arrivo. Possiamo cominciare a fare una stima che oggi ne abbiamo già messo lì 20 più 24, 44 milioni,
La stima che facciamo è una stima che ce ne vorrà fra i 55 e i 58. No, ma come tempi. Come tempi non riesco a fare una stima perché non ho la percezione esatta di quanto tempo ci mette Camera di Commercio a fare le istruttorie, sapendo che si vanno a sommare anche per loro tutta una serie di bandi. E quindi il bando sopra i 40 è scaduto. Il bando sopra i 40 è scaduto. L'unico bando che è ancora in piedi che è quello di novembre. Lo proroghiamo oggi, poi novembre, lo proroghiamo a fine febbraio. Al 27 febbraio. Abbiamo una serie di. Facciamo più proroghe, a fine febbraio abbiamo finito. Abbiamo finito. Abbiamo una serie di imprese che ci sono state segnalate, sulle quali stiamo ragionando, nella logica che abbiamo sempre detto che l'auspicio e l'impegno di non lasciare per strada nessuno. Abbiamo una serie di imprese che, nonostante le proroghe, nonostante gli allungamenti dei tempi per la presentazione delle domande, non hanno poi fatto la concreta presentazione della domanda al bando. Io non escludo che alla fine si possa fare un bando di recupero complessivo di chi aveva presentato. Difficile capirlo, ero nella disperazione. Non ci credo, no? Perché penso che ma no, era una disperazione in quei giorni lì, distrazione, qualcheduno pensava che, siccome abbiamo fatto il bando ci avremmo dato i soldi, io ho detto che una cosa da fare, per forza, me li devi chiedere, se no posso dare i soldi se non me li chiedi, quindi io non mi sento di escludere che alla fine facciamo un bando spazzatura, chiamiamolo così, che recuperiamo tutti i casi che sono rimasti fuori. No, lo valuteremo i primi di marzo, quando avremo chiuso il bando per le vicende di novembre. Va bene, volevo dire ancora una cosa su questo. Gli 8 milioni della signora Leggi, dottoressa. Sì. A che punto siamo? Sto aspettando la lettera del dipartimento. Ho parlato anche con il poi di famiglia, ovviamente. Sì, la legge privata per le famiglie. E il 175? Non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla, perché prima devono fare il fatto. Sì, questa legge 175 io avevo risollecitato anche la buona, adesso lei di rifare un pochino. Perché adesso mi pare chiaro che oggi ho visto che il Secolo pubblica tutta la riparto dei fondi. No, oggi correttamente. No, stavo dicendo che sono urgenze e imprese e messa in sicurezza, mi pare che siamo messi abbastanza bene. Bisogna assolutamente che sblocchiamo i fondi delle famiglie per non ci sia una risposta anche su quello. Punto debole è quello. La rivedi un po' tu, perché poi le famiglie, poi magari andiamo a Roma, facciamo qualche riunione, visto non ci devo andare anch'io, vado. Soldi, famiglie, 8 più 175. Va bene. Mentre sono urgenze, mi pare che nel conto di oggi sia un resoconto abbastanza. Ho fatto velocissimo, quindi. Ecco, ma adesso per queste somme urgenze però bisogna che noi diamo un termine, se no sono più somme urgenze. La parte è dentro il decreto. Quindi? Qual è? Perché sono due termini diversi, quelli di novembre, ma devono essere comunque conclusi entro i 6 mesi che sono di cercare. A parte i casi di Montoggio, insomma. Beh, no, ma quello sì. La parte, lettera C, si chiama. Però è già una messa in sicurezza. Sì, infatti. Diciamo, e invece la riunione di ieri com'è andata a Roma? C'è andata ieri? Com'è andata? Sapete che si è cambiato il metodo? Parliamo di Italia Sicura. Il programma invece fanno diciamo, il PCM per una delibera in 5, anche perché non fanno più il mutuo con la BEI, ma a fine della finanziaria. Un po' diciamo di diverso per c'è chiesto, hanno fatto ragionamento che
un primo straccio delle priorità che è da priorizzare in un comunicato di C, invece abbiamo i grossi, ce l'abbiamo a livello nazionale, problemi su altri. Allargano un po' la logica, diciamo, di questa priorità, a parlare di farmaco, di progetti, come si vuole metropolitani, di cose importanti di proprio città. Quindi hanno, diciamo, un po' corretto il tipo. E lei ha chiesto che in uno di questi due atti ci sia l'elenco, perché l'elenco è quella della possibilità che di fare queste successioni. Ma perché l'elenco non è ancora ufficialmente, cioè, non è un atto. Un atto politico, diciamo. Non è andata a mia stagione. No, no, no. Anche perché con questo... Ma no, è un altro politico. Partiremo dall'attività commissariale con l'altro. Finora, come ho detto, stiamo quello con il comune, con la provincia che dovrebbe fare dei progetti, ma per ora ufficialmente non c'è ancora la commissione. Infatti, è proprio quello che vuoi. Sì, sì, infatti prima ci siamo parlati. Assessore. Però diciamo che ci ha dato via libera su quello che sarà definito. Dobbiamo stringere il più possibile per questa tempistica, diciamo, molto fresco, e addirittura ha fatto la tempistica che non sta neanche nei sinistri delle gare di legge. Non sono molto evidente che ci ha detto. Però diciamo che ci hanno dato conferma su quelle cose che avevano detto, con questa correzione di rotta che deriva dal fatto del copertura finanziaria di base. L'argomento è va bene. Sì, adesso mi pare che dobbiamo andare giù e i due punti fondamentali sono le famiglie e l'atto amministrativo che sancisce, diciamo, la politica di segnalare quei fondi lì. Questo mandato, più di queste due cose, non è che possiamo fare. Sono gente bene, il paese bene, dove vanno. Famiglie intascare i soldi e distribuirli, assegnarli, perlomeno, e poi lì avere l'atto. Nel frattempo il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso sul disagio, adesso è in termini di fase operativa per il secondo lotto, che ha già qualche problema, ma nel senso che hanno avuto pochissimo tempo libero per fare postazioni durante novembre, perché devono sempre, quindi vogliono qualche settimana in più, perché adesso ne parlerò con il gruppo di lavoro che se ne occupa. Poi ci sono delle discussioni anche tecniche sul jet auto che non vanno ad affrontare. Bene, andiamo avanti. Assessore Rambaudi, contributo di solidarietà per la disabilità, impegno a favore di FIS per euro 18 milioni. MSI. Poi vicepresidente, costituzione. Del Dipartimento Interaziendale Metropolitano di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillofacciale. Spiego un po', va. Si costituisce, in realtà sta già lavorando, però c'era un problema di formalizzazione che hanno chiesto di farla noi. È una collaborazione fra San Martino, Vaslini, Galliera e a misura minore anche, ecco, cioè tutti i sumaisti sul territorio. E si costituisce un dipartimento unico che gestisce questa attività in modo comune. Prima cosa che è già successa è che attraverso questa collaborazione è ripresa l'attività al Gaslini con il trasferimento o l'impegno, non so quanto, temporale o pieno di alcuni due medici che lavoravano a San Martino sotto utilizzati, mentre a Gaslini ne è rimasto uno solo, quindi cerchiamo di ottimizzare le risorse e far fronte a un'esigenza che ha una valenza sociale importante. Questo è anche propedeutico, se poi verranno approvati i nuovi LEA, l'odontoiatria viene potenziata nei nuovi LEA e quindi l'idea approvare i nuovi LEA, ma dopo la mi auguro con la copertura, perché quel taglio che subiamo, 415 milioni, assolutamente ci è stato detto l'altro giorno che le regioni, i bilanci della sanità delle regioni sono in grado di assorbire. Questo è falso, si aggiunge ai 500 o meno, perché qualcosa ci dicono che ci mettono sui nuovi farmaci. In sostanza abbiamo una manovra da un miliardo,
Ma la riunione romana è finita, finale, quando sono previste? Settimana il 12. Il 12, di noi ci va. Il 12 c'è direttamente la Stato del Giorno con la conferenza dei presidenti di Roma. Accadendo, noi la posizione le abbiamo già definite. Che ci va? Sì, là non 12, se no ma il 13 per cosa? Io 12 che è mercoledì. No, giovedì. Giovedì. Io sono a Roma. Devo lavorarci perché vado. Anche andare in due. Mi sembra che l'abbiano messo il mattino. E a mezzogiorno. A mezzogiorno. Io anche una, in due tre non sta male. Anche lì si sa fare. Giochiamo tutto lì, no? Sanità, sì, il problema è prima, cioè se accettano al ministero prevalentemente il prima di passi. Sono le trattative con i ministeri in questi giorni. Ma quella cosa del patto incentivato, come quella fiscale, quei nomi lì che non capisco mai come lo dico. L'hanno accettato o no? Sì, è accettato, però per un meccanismo di restituzione allo Stato ci costa due volte, perché se noi ci diamo 29 milioni di equilibrio ai comuni e dovendo restituire per tassa al Ministero ci diamo altri 29 milioni, quindi per il meccanismo come l'hanno congegnato in oggi lo paghiamo due volte. E quindi siamo nulla a beneficio. Noi chiediamo di riscriverlo in modo che c'è cioè, questi giorni ancora una trattativa, diciamo, lavoro tecnico. Infatti, un po' sapere se bisogna fare qualcosa. Insomma. Va bene, quindi 12 è coperta, il 12, il 13 invece è per costa, non riesco trattativa di costa mi sembra molto, molto, molto complicata. Vediamo, dai, tutti i commenti, mi sembrano commenti perché sono parlati, insomma, dire che abbiamo fatto tutto a costo, doppio registro, terminal di Savona, appuntamento sulla Concordia, sì, venerdì, cosa faccio io. Sì, Claudio fa la giunta, fa il molto le caschere finali, no? Va bene, dai, ok, andiamo avanti. Assessore Barbagallo, programma di sviluppo rurale 2007-2013, integrazione della precedente delibera 160-2014 sui termini per la presentazione delle domande di pagamento. Bene. Assessore Rossetti, partecipazione della Regione... Assessore Rossetti, efficientamento della procedura di valutazione di incidenza anche in relazione con le procedure... Questa non c'è la mia signora... No, speravo di vedere prima la linea della giunta. Allora, per il presidente, il vicepresidente, interventi infrastrutturali a favore degli enti locali territoriali ex FICO, modalità di presentazione delle richieste di contributi di concessione. Diciamo, tra virgolette, il banco, ma voi anche la procedura. Leggendo queste, i comuni sono abilitati a fare domande. Le domande, vediamo a straccio. Va bene. Ultima distribuzione. Quanto c'è? Un milione di piccoli. Abbiamo già segnato tutto. No, parte il banco, la procedura con cui parte il banco. No, poi devono entrare ancora 2,90 di perché non devono entrare ancora 2,90 l'anno. Bene. Sono dei finanziamenti che hanno fatto va bene. Poi a un certo punto dell'anno arriva l'acqua sola, poi sono tanti soldi, ma c'è già la giunta nuova, no? Giusto? Ah no? Vabbè, se il comune fa l'atto, sono 2 milioni, però diciamo il bilancio se ne tiene
la quota dei parenti, no? Ha usato per pagare i conti e sarà comunque usato bene. Sì, però poi nella... Se sarà usato per pagare i conti, sarà comunque usato bene. No, ma qui a Claudia, con un'altra questione che è sfuggita a tutti e che ogni volta che proviamo a spiegarla non viene colta. Il nuovo bilancio della regione è cambiato, per cui anche laddove io ho delle somme da impegnare, se non ho entrata di cassa, non posso spendere. Ma non capisco cosa c'entra quello che ho detto io. Ho detto, se il comune fa l'atto, si libera 2 milioni del vecchio finanziamento dell'acqua sola, lo dica fotore del Boia, perché non lo useremo noi, di cui, essendo i parenti comprati al 100%, 800, come non ci possono più, perché sono parenti, cioè, se il comune avesse chiesto, avremmo dovuto dargli 800 in più. E quindi c'è 1.200.000 che pensavamo di tenere da parte per sta cosa che si libera per qualche uso. Perfetto, questo è tutto giusto. Questo è un pezzo che è quello che, siccome questa quota che si libera è contabilmente avanzo, e l'avanzo non viene considerato nel caso dei debiti, può essere che non si riesca a impegnare. Io dico, è perché vuole dire che siamo nei guai. Dico, al limite saranno 1.200.000 che diminuiscono i nostri guai, ho detto. In qualche modo ci serve, se il comune chiude questa partita, 1.200.000 rientra, insomma, no? Bene, andiamo avanti. A proposito di parcheggi, ma bisogna vedere un po' San Martino, perché ho visto che la Passola va così, che Ponte Govetto riparte. Me ne sto occupando insieme. Di San Martino? Ce la facciamo, gli aggiungo questa partita? È una trattativa complicata, più faccio un comune. Parte di San Martino sostanzialmente scatterebbe dal 2017 alla fine della concessione interna e quindi San Martino la può mettere a disposizione, meglio visto dal punto di vista giuridico che organizzare, però loro hanno richieste che riguardano il territorio esterno, quindi stanno trattando con tutti. Presidente, concessione del patrocinio uso del logo della Regione Liguria, iniziativa Radio. Abbiamo l'argomento dell'assessore Rossetti, partecipazione della Regione Liguria al progetto Erasmus Plus, alleanze per le abilità settoriali, sviluppo di abilità settoriali per le cure domiciliari degli anziani attraverso un apprendimento formale. Un attimo solo, Lorenzo, non c'è Enrico, lo dico a te di io a lui, c'è una richiesta dei sindacati per l'ex centrale del latte, per capirci, non un po' danno nel mio convocato, non può. Cioè, recupero occupazionale consegue l'operazione delle piante, se lo fai tu con Enrico, lo fai Enrico. Va bene. È arrivato adesso, va bene. Non si ferma lì. Sarà una comunicazione sulla connessione delle banche digitali. E chi la fa? Io la so. Cosa vuol dire? Risparmio di spesa, colleghiamo Bruxelles alle nostre linee telefoniche, quindi potranno più interrompere, poi ci sarà comunicazione. Abbiamo fatto. Bene, bene, bene. Ok, c'è altro? Dunque, vediamo le... disegno di legge sul federalismo, magari discutiamo dopo. Allora, prendiamo un attimo la cartellina, poi finiamo la parte in streaming e poi finiamo la parte nominativa. Allora, oggi presentiamo due opere del Comune di Vado che sono inserite nei fondi europei, quelli asse 3. Nel senso che per favorire, diciamo, l'operazione piattaforma, abbiamo su Vado fatto un'operazione speciale, ho definito un'area urbana vasta, Savona Vado,
in Savona ha avuto un intervento tutto suo e poi partecipa all'operazione insieme a Vado con due interventi, con diciamo l'altro secondo intervento. Oggi presentiamo quelle di, appunto, di Vado, che sono due opere da 1,4 milioni e 1 milione di qualcosa. Una di queste finisce a metà maggio, una più in settembre, quindi non mi sembra un percorso politico per il discorso fondi. Poi di questo poi bisognerà fare il punto, non l'ho visto dire io perché non poteva limitare, non ci pensavo, ma i ministri non parlamentari non sono, non votano, ma non posso neanche entrare in aula. Vabbè, poi vi ho messo qui. C'è stata al momento una richiesta formale di proroga sui tempi del 31 dicembre da parte della Romania, è stata rigettata dall'interservizi, quindi a livello tecnico, nonostante che il commissario UE che segue queste cose sia o meno. O meno, quindi prima non è... Però l'altro giorno abbiamo fatto l'ennesima riunione con i comuni, in giro per la Liguria le cose si stanno assestando, c'è due o tre criticità rilevanti su Genova e basta, poi il resto mi fa anche salvare. Ah, centro storico Moassano. Io ho chiesto a loro di preparare un piano B. Pensare che facciamo a fine di marzo, andiamo a 10, poi lo faremo. Io è da tempo che ho proposto una via, ma poi avete detto che non si poteva seguire. Cioè, bisognerebbe che, secondo me, che finanziassimo con fondi europei un'altra roba e con fondi regionali quella roba lì, diciamo, facciamo. C'è un problema di perimetro delle aree, c'è una serie di vincoli che non è che possiamo far finta. Adesso sì, comunque, fai una discussione sui passi. Comunque Crivello si è impegnato a cominciare a ragionare su ipotesi alternative. Vediamo cosa arriva. Questa parte che i pass sono subiudice legati, essendo legati a questi tagli governativi. Cioè se il comune accettasse l'idea di mettere soldi, diciamo, europei sui bus, capisci? Non potessimo mettere soldi pass su Colapo, e quant'altro, forse si risolve. Perché i bus sono la cosa più... avendo le ruote, no? Ma avendo le ruote, poi gli si riferiscono a qualunque area. O no? Sì, certo. Il concetto. Sì. Manco vietato che busca e compri con quelle cose lì, siamo usati prevalentemente in quelle aree lì. Insomma, se no. Non ti dimentichi di è passato cosa del genere. Aspettiamo loro con cosa. Poi abbiamo vi ho dato io sto facendo un post al giorno un pochino più articolato per Twitter, cioè, mi ho riassunti qui, se uno se li vede, tutti, vorrei fare un centinaio, dovrebbe essere un po' più davanti che abbiamo davanti. Un'informazione sulla stoppata, sì. Per parte di mia competenza, sì. Che la prossima settimana con l'aspetto convochiamo l'insediamento quello che abbiamo concordato, l'osservatorio sulla di salute della discarica, quella di lì c'è un problema che mi diceva prima la Minervini, poi mi correggerà e darà l'informazione completa, che nel provvedimento del milleproroghe è stato inserito la questione della proroga del... Non è stato ancora inserito, almeno ieri. Ieri, è stato inserito ieri. Ieri c'è stata una riunione. Però la tempistica di approvazione di quel provvedimento lì, la tempistica attuale, c'è un buco di una quindicina di giorni per capire come lo gestiamo. Sì, sì, questo è chiaro. Scade la prorogazione. Questa la prorogazione il 15 febbraio, il 14 febbraio, il provvedimento andrà in gazzetta il 1 di marzo, il 1 febbraio. L'altronde quando uno fa i guai poi tolte per mai male. Bene, già finito? Possiamo spegnere?
Facciamo un po' di tempo.